Di nuovo in diretta dallo Stadio Olimpico di Torino, è tutto pronto per l'inizio del match, anticipo serale pomeridiano della 11ª giornata del campionato di Serie A. L'arbitro è il signor D'Amato, coadiuvato dagli assistenti Maggiani e Pirondini, il quarto uomo è Cassani, tutto pronto per l'inizio della gara. Tutta Napoli questa sera osserva questa partita, io vi porto a casa vostra le emozioni dell'Olimpico, ma voi da lì dovete sostenere il Napoli. Germandelli al centro dell'attacco, titolare per la prima volta quest'anno, 5 presenze per lui, un gol pesantissimo contro il Milan mercoledì scorso nel 2-2 finale dello stadio San Paolo, quando gli azzurri hanno riacciuffato il diavolo per le corna negli ultimi 3 minuti del tempo supplementare di quella gara. Ecco iniziato adesso Juventus-Napoli, tutta Napoli e con gli azzurri. Di testa Krighera, c'è Camoranesi sul quale va a chiudere Cigarini, rientra il campione del mondo Camoranesi, prova il dribbling, gli riesce, verticale per Giovinco, attenzione, attenzione, Giovinco in aria, fuori, non così, accidenti, la difesa del Napoli non deve dormire, accidenti, 26 secondi e Juve già pericolosa con Giovinco. Mazzarri ha ragione a disperarsi, che combinate lì dietro, che combinate. Rimettiamo subito le cose a posto, la ribattuta da fondo campo di Superfly, De Santi che sta per rilanciare il pallone a centrocampo, lo fa adesso, cercare Maggio che di testa gira centralmente, si gioca in un fazzoletto di 30 metri, Cigarini verticale per Lavezzi, chiuso da Chiellini, poi Lavezzi col piede destro, la palla è fuori. Rimessa con le mani per gli azzurri, il sorriso beffardo di Ezequiel Lavezzi, convocato questa notte da Maradona per l'amichevole del 14 novembre, Spagna-Argentina, soltanto 3 argentini d'Italia, e tra questi c'è El Pocho, Lavezzi, in avanti la Juve con Camoranesi, prova a sfuggire a Gargano, traversone, libera Campagnaro, con calma Gargano, salla adesso, via così, a cercare Denis, vantaggio Chiellini, cambia con Fabio Cannavaro che poi prova ad appoggiare ancora per Krighera, sale il cieco che poi mette in verticale Camoranesi, guardato a vista da Aronica, di nuovo il tempo va di qualche metro, il lucchetto palermitano è di turno questa sera anche se all'inizio della sua stagione, di testa Denis, non ci arriva Lavezzi, la palla è fuori, la rimessa con le mani per la Juventus, viene battuta la Krighera. Lo stadio olimpico tutto per la formazione di Juventus per casa con Ragnato, per il gol di Parenti in questo campionato. Cigarini
per Quantic, lo scambio con Dennis, allarga bene per Marco, prova la profondità, Superbike affrontato da Gross, poi Antic sul quale opera forse il raddoppio di Giovinco, Campagnaro profondo ancora per Cigarini che lotta a centrocampo, forse c'è un fallo su di lui, libera la Juve, in testa Paolo Cannavaro in tutto, e poi ancora gli azzurri con Aronica affrontato da Camoranesi. Aronica per Gargano, evita Diego, poi il contrasto di Felipe Melo, ancora Gargano, ne ha vinti due, la Vesti, chiuso da Cannavaro, ancora Gargano, falciato, c'è il fallo. Calcio di punizione per l'intervento di Grigera su Walter Gargano, due gol per lui in carriera, l'ultimo dei quali segnato proprio alla Juventus due stagioni or sono. Napoli in attacco con la Vesti, ha affrontato la Grigera, ha raddoppiato la Camera Lecce, traversone in area di testa! Palla che termina fuori di poco, l'ha provato German Dennis che proprio con una sua zuccata ha raggiunto il pareggio mercoledì scorso contro il Milan. Da fondo campo si prepara Buffon verso Fabio Cannavaro, il rilancio a cercare Diego anticipato bene da Cigarini, palla per Gargano, disturbato da Felipe Melo, poi la Vesti, prova la torsione, chiuso da Grigera e poi Camoranesi di testa verso Buffon. Grigera riceve palla adesso, la cede a Camoranesi, si avanza di qualche metro verso Felipe Melo, allarga il gioco dalla parte opposta dove prova a scattare Gross, anticipa tutti però Amsic, Cigarini verso Maggio, verticale in avanti a cercare ancora Amsic, tiene in campo il pallone, ha affrontato la Gross, prova Amsic a rientrare, poi sbaglia il tempo, Polsen ruba lo spazio a Cigarini e si proietta in avanti verso Giovinco, su di lui c'è Campagnaro, lo ferma bene, senza commettere il fallo, ma l'arbitro lo assegna. Il signor D'Amato ha segnato la punizione alla Juventus e poi dice che bisogna riprendere quando decide lui. Intanto sta redarguendo Marco, palla che deve essere arretrata di qualche metro, tutta la Juve nella tre quarti campo degli azzurri, si deve sempre soffrire qui a Torino, 26esimo secondo, Juve vicinissimo al vantaggio con Giovinco, poi il Napoli si è raddrizzato sul terreno di gioco. La soluzione sta per essere battuta dal brasiliano Diego, c'è gran movimento nell'area di rigore del Napoli, parte Diego, piovere di testa, libera Maggio, la sfera si impegna, poi la Vesti, la tiene, Giovinco gliela sottrae, Maggio a liberare, insegue il pallone Gargano, Felipe Melo di testa, gira verso Diego, si ferma poi scambia con Ponte, ancora Felipe Melo, attende, vede il piazzamento dei compagni di squadra nel 4-2-3-1 proposto quest'oggi da Ciro Ferrari. Zdeněk Grigera disturbato da Aronica, retropassaggio per Buffon, controlla il portiere che meriterebbe, ce la può anche fare, di vincere il FIFA World Player di quest'anno, inserito nella lista dei 24. Diego difende palla, di luce continua, carica per Grigera, cerca spazio, traversone di testa in aria, liberare Campagnaro, poi Gargano, la mette giù, Arnold si ferma e scarica in avanti per Dennis, la palla diretta sotto i tacchetti, Cannavaro all'indirizzo di Felipe Melo, di luce Cigarini, scambio Giovinco Melo, ruba palla German Dennis, bravo tanto, Gargano, poi Cigarini, di prima intenzione, bisogna giocare così, palla a terra, due tocchi al massimo, Aronica, Gargano all'indietro per continuo, che rientra dalla squalifica, allunga verso Amsic, gira sul corpo di Grigera, fallo laterale per gli azzurri, Amsic si è spostato a sinistra dopo l'iniziale posizione sulla destra, Aronica per Gargano, lascia scorrere su Cigarini, una finta, poi apre bene sul versante destro dove ci sono sia Maggio che Lavetti, scatta il pocio, poi rallenta, prova a rientrare davanti a sé Giovinco, Lavetti per Amsic, ancora Lavetti, chiude la Juve, ma Napoli che insiste con Aronica, carica il sinistro, serve ancora la Vesti, traversone, sotto porta! Maggio, non ce la fa Dennis! Non ce la fa Dennis! Clamorosa occasione gol per il Napoli! Ma ha scaricato troppo forte Maggio, parte sempre tutto dalla Vesti. Maggio, ha ricevuto dalla Vesti, guardate qui, ha cercato Dennis, non ci arriva, ci aveva provato prima con la gamba, poi con la testa, Maggio, un tiro cross che sfiora la testa di Dennis. Napoli che resta in pieno attacco, vicinissimo al vantaggio, al settimo minuto di gioco di questa prima parte. Adesso c'è rimessa con le mani per la Juventus, la batte Grigera verso
Felipe Melo. Ancora griderà, disturbato dalla rete. Alla fine è Fabio Cannavaro che controlla il pallone. Lo tira centralmente per Ponte. Rimette verso Melo. Di lui c'è Cigarini, ancora Cannavaro. Larga il gioco per Chiellini. Libera Grosso, sinistro. Su di lui c'è Gargano. Poi lo scambio con Giovinco. Ancora Juve che opera con Felipe Melo. Camora Nesi si gira bene, fa partire Grigera, affrontato da Ronica, che per tutto l'avversario. Grigera prende Camoranesi, carica il traversone in aria di testa, chiude ancora Campagnaro verso Gargano, vince il duello Polster, poi con forza continua a liberare direttamente il palo laterale. La rimessa con le mani per la Juventus in zona d'attacco, ci prova ancora Giovinco, che di lui c'è Maggio, il traversone in aria, allontana la minaccia Cigarini, poi perfezione il disimpegno Gargano, va giù Denis, c'è il fallo commesso, su di lui Chiellini, calcio di punizione per Napoli, ritardito Chiellini in panchina, c'è Amauri, altro ex di questa gara, ha avuto un attacco influenzale, ecco perché questa sera Ferrara gli ha preferito Trezeguet dal primo minuto, 8 e 30 dall'inizio, 0-0 il punteggio, un'occasione a testa, Giovinco per la Juve, Denis per il Napoli, si gioca la pari, si gioca Juventus-Napoli, di testa Grigera, chiude su Lavezzi, Camoranesi, evita il palo laterale, poi smista per Diego, su di lui c'è Contini, che è costretto per il fuori dal proprio reparto, Grosso, verticale su Giovinco, tiene palla, ancora Giovinco, nella propria 3-4, smista su Diego, molto arretrato nel frangente, ancora Diego, può girarsi, avanza di qualche metro, non bisogna far ragionare la Juve, bravo Aronica! Intercetta il Napoli che può partire con Lavezzi, ha affrontato la Felipe Melo, lo evita Lavezzi, stringe troppo, Diego allontana, in palo laterale, ha paura la Juve, quando c'è Lavezzi, caraventola il pallone come la provinciale, in palo laterale, la rimessa con le mani per il Napoli, si prepara Totò Aronica, il lucchetto palermitano, vede Lavezzi, non ci arriva Cannavaro, forse nelle sue spalle, poi Camoranesi, un paio di palleggi, chiude Cigarini, ancora Beautiful Mind, si mette in avanti, nessuno può scattare, Buffon esce dall'area di rigore e poi può rimettere ancora per Felipe Melo, Fabio Cannavaro, Felipe Melo, allarga il gioco sul versante opposto dove c'è Grosso, controlla, può partire, poi effettua il lancio a cercare Trezeguet, non ci arriva, Trezeguet commette anche fallo ai danni di Cannavaro, calcio di punizione per il Napoli. Lo batte Morgan De Santo, esce dalla propria area di rigore, anche lui è un ex De Santis, tre presenze con la Juventus, ovviamente, bandiera un ventesimo. Rilancio profondo, cercare ancora Maggio, scavalcato dalla traiettoria, chiude Grosso, poi Bolson, corregge per Felipe Melo, allunga su Giovinco, prova a rientrare, tutta la Juve era ripiegata nella propria tre quarti, Giovinco cambia gioco dal versante opposto per Grigera, campo lì c'è Camoranesi, dove chiudere la rete, anzi Gargano, poi Camoranesi, cross in aria, di testa, Maggio a liberare, ci sono due, Gargano allontana la minaccia, a cercare ancora la rete, poi Cannavaro di testa, bravo Amsic verso dentro, sbaglia il passaggio Amsic, Chiellini per Grosso, Juve che adesso aumenta il ritmo, ancora la Juventus con Grosso verso Giovinco, molto largo, dribbling a rientrare, traversone, allontana Dendi Cannavaro, poi ancora Chiellini, prova la Juve a premere nella propria area di rigore, Polten che dirige le operazioni davanti alla difesa, Felipe Melo per Fabio Cannavaro, ancora Christian Polten, stavolta c'è Amsic davanti a lui, Polten verticale, non ci arriva Diego, chiude Campagnaro, poi Amsic che fa ripartire l'azione, con Denis, difende bene il pallone, bravo Tanque, che poi scarica per Aronica, scatta bene il lucchetto palermitano, gli viene incontro Camoranesi, Aronica centrale per Gargano, è marcato da Diego, lo evita Gargano con una torsione, poi lo scarico per Contini, scatta bene il lucchetto palermitano, gli viene incontro Camoranesi, Aronica centrale per Gargano, è marcato da Diego, lo evita Gargano con una torsione, poi lo scarico per Contini, scaraventa in avanti con questa sciabolata a cercare Maggio, l'anticipo è di Giovinco, gioca bene il Napoli, azzurri senza paura, senza tremori al cospetto della Juventus,
rimessa con le mani per il Napoli. C'è Maggio che sta per effettuare la rimessa in gioco. Super ball verso destra, anticipato da Chiellini, commette fallo il tanque su Chiellini, calcio di punizione per la formazione Juventino. Sulla palla c'è Giorgio Chiellini, cambia con Felipe Melo, aspetta qualche istante Felipe Melo che doveva chiamarsi Lineker perché il papà era grande tifoso dell'ex attaccante della nazionale inglese. Adesso Lineker è il nome del figlio di Felipe Melo. Di testa continui, libera ma subisce anche il fallo da parte di Diego, calcio di punizione per Giacchi. Se l'è conquistato Matteo Contini, che quest'oggi torna in squadra attaccando il cartellino numero 160 in Serie A con 3 gol all'attivo. Punizione per Gargano, apre il gioco all'indirizzo di Ugo Post, Campagnaro, mette palla lunga nel corridoio all'indirizzo di Amsic, la difende, evita il fallo di fondo, poi Paulsen gli fa ribattere il pallone addosso, rimessa in gioco con le mani per la Juventus, gara che adesso scorre sui binari di maggiore equilibrio, ma Mazzarri si è alzato la panchina, vuole il Napoli più tonico, più incisivo, più deciso lì davanti, ancora gli azzurri con Campagnaro e poi il retropassaggio di Cigarini all'indietro per Contini, disturbato da Trezeghe, che rilancio profondo a cercare Aronica, l'anticipo di Camoranesi, ribatte tutto Krikera, da quest'altra parte Cannavaro che spinge Trezeghe, calcio di punizione per la Juventus, torna in campo anche il capitano azzurro Paolo Cannavaro dopo due turni di stop, il primo era per squalifica, il secondo per scelta tecnica contro il Milan. 13 minuti 54 secondi adesso, 0-0 il punteggio, con la Juventus che preme sul versante sinistro, Grosso per Chiellini, ancora per Grosso, c'è un corridoio, attenzione, Grosso in aria, di testa, libera Contini, poi allontana la minaccia, ancora il Napoli con Maggio, ma è sempre Juve con Camoranesi, Occhio lì, chiude Aronica, ancora Juve con Felipe Melo, cinge dal sedio, l'area di rigore del Napoli, Giovinco è solo, davanti alla 16 metri azzurra, scarica Giovinco, conclusione forzata da parte di Sebastian Giovinco, rimessa da fuori campo per la Juventus, ecco inquadrato Giovinco che con quella di oggi festeggia il cartellino numero 60 in Serie A. È stato bravo Grosso ad evitare il fallo di fondo e rimettere in mezzo questo pallone, poi l'azione proseguita con il tiro di Giovinco fuori. Intanto c'è Lavezzi che discute con il marcatore Massimo Buono, speriamo non sia nulla di grave, c'è Lavezzi che ha qualche problema, Mazzarri gli sta chiedendo qualcosa, forse deve cambiare posizione in campo. Rivediamo ancora il traversone di Grosso, il colpo di testa di Contini e poi l'azione si è sviluppata come vi abbiamo raccontato. A centrocampo Maggio per Dennis, aggancia male, c'è Cannavaro che chiude, poi Grosso disturbato dal campo, ancora Grosso per Giovinco, gira bene all'indirizzo di Trezeghe, messo giù ancora la Cannavaro, calcio di punizione per la Juventus, difende il pallone Cannavaro, lo fa ritardire l'arbitro Tamara, punizione per la squadra bianconera, vediamo chi c'è, sulla palla c'è Giorgio Chiellini, difensore della nazionale, cambiato con Polsen, lo scarico di prima intenzione per Felipe Melo, poi Fabio Cannavaro, su Sten e Krikera, su di lui c'è Lavezzi, Krikera per Camoranesi, triangolo nei due, prova a scattare il difensore Cecchi, ancora Camoranesi, disturbato da Aronica, rientra bene, Camoranesi, cerca spazio, non lo trova, e poi allarga il gioco all'indirizzo di Grosso, attenzione adesso, non fatelo partire, sinistra in diagonale, la parata, sicura, il Superfly, su tirata Morgan, De Santi, che adesso ribatte profondo, chiama il tanque Denis, la palla è profonda, di testa Chiellini d'anticipo, poi Felipe Melo, su di lui c'è Gargano, il contrasto lo perde Gargano, sopraggiunge Diego, Krikera, Paulsen, difende palla, la gira Chiellini, inseguito dal tanque, guardate come suda il tanque Denis, se l'è meritata questa presenza da primo minuto, in una partita da gran galà come quella contro la Juventus, ancora formazione bianconera, al possesso palla, avanza di qualche metro Felipe Melo, tutti marcati, compagni di squadra, è costretto a cedere palla a Fabio Cannavaro, ancora Diego, rientra, poi scambia con Camoranesi, ancora Diego, la Juve resta lì, alla testa della linea centrale del campo, ci prova adesso Felipe Melo, tutto il Napoli racchiuso in 30 metri, ancora Felipe Melo, all'indietro per Fabio Cannavaro, anche lui è
di questa gara al pari di Amauri e di Ciro Ferrari. Tocca a Grigera. Felipe Melo, colpo di tacco su Camoranesi, che è rientrato centralmente, chiude bene il Napoli con Cigarini. E poi Poldi, che recupera la palla, la mette nel corridoio verso Giovinco, ferma tutto, Aronica prova a scattare, bravo il lucchetto palermitano, che scambia con il Sanche, può girarsi, prova a scattare Denis, allarga a destra l'indirizzo della Vecchia, viene in campo il pallone, vince il rimpallo, batte la Vecchia, batte la Vecchia, batte la Vecchia, adelante in aria Denis, dal pallo il pallone scivola, accidenti, accidenti, bisogna tirarle dentro queste palle, bisogna tirarle dentro, che peccato, era stato bravo il Sanche a far partire questa azione, ma non a concluderla. Juve che adesso ribatte, colpo su colpo, Giovinco in area di rigore, traversone, ce ne fanno, tocca con sicurezza, il tirata volta, adesso dobbiamo colpire la Juve, andiamoci dentro con Gargano, apre il gioco ancora per il Poggio alla Vecchi, Mazzari gli ha chiesto di restare largo, si inserisce anche Gargano, difende palla Arnold, la scambia ancora con la Vecchi, adelante Gargano, messo giù, calcio di punizione, c'è anche il cartellino, qui c'è la punizione, tira fuori il cartellino, arbitro, c'è ammonizione, questa è ammonizione, questa è ammonizione, ma l'arbitro D'Amato non l'ha concesso, non l'ha concesso, guardate qui, ha rubato palla Gargano, la Vecchi in area di rigore per Denis che scivola, che peccato, era un'occasione ghiottissima per il Napoli, che adesso deve battere questa punizione. Per il fallo commesso su Gargano c'era un'ammonizione, il signor D'Amato ha già concesso un credito alla Juventus. Punizione per gli azzurri. Vediamo come si rispondono. C'è Cigarini, si è guadagnato la conferma quest'oggi dopo il gran gol realizzato mercoledì al Milan. Che confusione nell'area della Juventus. Speriamo che l'arbitro D'Amato non si comporti come qualche istante fa. È facile fischiare il fallo di confusione, molto facile in queste circostanze. Sta discutendo con i calciatori, Grigera e Denis, poi si va a sistemare, c'è Cigarini, traversone, sotto porta, di testa, allontana Trezeguet, poi c'è Giovinco, buttiamola in mezzo, Aronica allarga molto bene, all'indirizzo di Lavezzi, poi ancora Cigarini, rimette un pallone sporco, lo difende Amsic, verso Lavezzi in aria, sotto porta, Campagnaro. Proviamo a calciarla in porta, proviamo a calciarla in porta, bravo Campagnaro, ci ha provato. Poi sopraggiunge Aronica! Che miracolo di Buffon! Che se l'ha inventato il lucchetto palermitano, che se l'ha inventato! Questo sarebbe stato un gol strepitoso per Totò Aronica. Che gran Napoli! Stiamo ammirando questa sera a Torino. Che gran Napoli, ma bisogna segnare, perché contro la Juve sappiamo sempre come va a finire. Sappiamo sempre come fa a finire se non la pulisce. Calcio d'angolo numero uno per il Napoli. Lo batte Amsic. Parte mareggiare, traversone, in area di rigore. Napoli ancora vicinissimo al vantaggio. Stavolta con la Vecchi, che stava per deviare in porta un colpo di testa. Vediamo chi era. Ancora un'intrusione in area di rigore da parte di Denis, aveva rubato il tempo a tutti intanto, bravissimo quando c'è da inserirsi, Napoli che sta meritando ai punti il vantaggio in questa gara, sempre 0-0 il punteggio, 20 minuti e 47 secondi, Juventus che gioca con Camoranesi, Polso, Diego, non lasciamolo scappare, il contrasto vincente di continuo, 3 metri sopra il cielo, ma che urla a fare Diego, è un contrasto di gioco, è un contratto di gioco, ha imparato subito le regole il buon Diego qui a Torino, contratto di gioco di Contini e il pallone che è terminato tra le braccia di De Sanctis, che ribatte adesso di piede con il destro profondo a cercare ancora il tanco, svetta Fabio Cannavaro d'anticipo su Devi, poi Camoranesi in avanti per Diego, ancora un netto anticipo di Contini, Gargano apre il gioco bene per Maggio, può scattare Superbike, sfida veloce, il vento di terra che scambia con Amsic, ancora Maggio al disturbo, c'è Grosso, calcio d'angolo numero 2 per gli azzurri. Napoli che insiste ma deve essere più deciso sotto porta, quando c'è un'occasione la signora va punita dalla bandierina, ancora Maggio, Amsic sistema la palla nell'area d'angolo,
osserva come al solito il piazzamento dei compagni di squadra. Antic, traversone in aria, di testa, ancora una volta Napoli che sbaglia un'occasione clamorosissima con la vetta, ancora una volta, che peccato, si sono tuffati in due, vediamo chi è stato, ancora istante, poi la vetta, che non ha trovato la deviazione vincente, troppe opportunità, sta sbagliando il Napoli, però vediamo la squadra azzurra con la tempra giusta per avere la meta. Di testa, continuò a stoppato il pallone che lui ferisce, poi il cross da questi Acchiellini, Poulsen, Juve che non ha una geometria giusta perché il Napoli chiude tutti i vari. Fino a questo momento la squadra partenopea si è disimpegnata in maniera magistrale. Fabio Cannavaro verso Felipe Melo, su Camoranesi, prova ad inserirsi, lo va a chiudere Cigarini, ancora Camoranesi per Diego, non lo molla, continua, gioco di gambe da parte di Diego, Felipe Melo è libero a sinistra, Grosso riceve a destra, sulla verticale c'è Giovinco, servito, ancora una serie di finte, attenzione, Diego ai 16 metri, destro alto, sempre così, va bene così, fateli tirare che tanto va fuori la palla, rammaricato Diego, calciato con buona potenza ma con scarsa precisione. Si prepara Morgan De Sanctis mentre rivediamo ancora una volta l'occasione di poc'anzi, nuovamente Dennis si è procurato un'opportunità liberissimo davanti alla porta, schiacciato fuori, però Dennis che la sta sudando la partita, ancora la Vecchi, in contrasto su di lui, la palla che scorre verso il fondo, corner numero 3, provaci ancora Tanque, mettila quella testolina quella testolina in porta. Vediamo Amsic che andrà a disegnare il terzo corner per gli azzurri, si va sistemando in area di rigore, ancora Dennis, prova a marcarlo Fabio Cannavaro ma non ce la fa Cannavaro a tenere. Amsic a spiovere di testa, stavolta Poulsen a liberare, arriva sul pallone la Juventus per prima con Diego, serve Giovinco, non bisogna farlo partire, tienilo Contini, bravo, bravissimo Contini, strepitoso Contini, che gran recupero su Giovinco, ancora Diego, non lasciamolo tirare, Felipe Melo, non lasciamolo tirare, Camoranesi, non lasciamolo crossare, sotto porta, un rischio, palla fuori, rimessa da fondo campo per il Napoli, la Juve non deve avere varchi, ma come, l'arbitro ha dato il calcio d'angolo, ma non è possibile, l'assistente aveva chiamato fuori, corner per la Juve, lo va a battere Diego, teniamo duro, denti stretti, c'è qualche spinta in aria di rigore, Aronica con Camoranesi, signor D'Amato dice che si può partire adesso, si prepara Diego, 25 minuti, 22 secondi adesso, traversone a spiovere di testa a liberare Dennis e poi non riesce ad allontanare la minaccia Cigarini, Giovinco apre il gioco ancora verso Diego, c'è Maggio su di lui, Diego in area di rigore, non lasciamolo tirare, non lasciamolo crossare, Napoli attenzione, fuori la conclusione di Felipe Melo per una distrazione di troppo della squadra azzurra in difesa. Finora gli azzurri hanno meritato anche il vantaggio, ma il risultato è sempre di 0-0. Questa è la conclusione di Felipe Melo, sulla quale si era anche tuffato bene Morgan De Sanctis. 26 minuti e 6 secondi. Da fondo campo si prepara De Sanctis. Diamo l'assalto a Madani. Proviamo a colpirla in velocità con il Pocio Lavezzi e con Amsic. Intanto Cigarini. Messo palla fuori su Giovinco. Fallo laterale per la Juventus. Grosso per Giovinco, su di lui c'è Campagnaro, prova il movimento al rientro da parte di Giovinco, raddoppio di Maggio, poi Grosso, Juve che non riesce a trovare spazio, Giovinco in aria, attenzione, chiudiamo lì, Grosso per Giovinco, su di lui c'è Campagnaro, prova il movimento al rientro da parte di Giovinco, raddoppio di Maggio, poi Grosso, Juve che non riesce a trovare spazio, Giovinco in aria, attenzione, chiudiamo lì, 3-0. Carica per Zigera che parte all'assalto.
effettua il traversone, Colpini di testa, c'è un fallo lì di Camoranesi, si prosegue per l'arbitro, ancora Giovinco, ancora un cross deviato oltre il fondo, calcio d'angolo per la Juventus. Sì, si è fatto male Camoranesi, una zuccata con Contini, perde sangue Camoranesi, brutta zuccata con Contini, ma l'intervento falloso l'aveva commesso proprio Camoranesi, perché Contini era in vantaggio e si è trovato sul contrasto di Contini, ha allargato anche un braccio nel tentativo di raggiungere il pallone, lo ha raggiunto e poi Camoranesi ha trovato il gomito di Contini, eccolo qui, Camoranesi gli è sbattuto addosso, perde sangue, vediamo se riesce a restare in campo, Juve momentaneamente in 10 uomini, va a battere questo calcio d'angolo, ancora con 10, partita che può ricominciare adesso, l'arbitro D'Amato va a sincerarsi ancora delle condizioni di Camoranesi, vediamo se può tornare subito in campo, e facciamo ricominciare sta partita e cominciamo a giocare, mica possiamo aspettare tutta la vita, e no, aspettiamo ancora, ma sì, magari ci portassero un caffè. Dalla bandierina parte Diego, traversone sotto porta con i pugni, De Santis sta a liberare e poi Lavezzi difende il pallone, ci sarebbe un fallo, Lavezzi prosegue, gioco di gambe, impreso di lui, lo mette giù Felipe Melo e c'è fallo sul posto che sorride sempre ogni volta che lo mettono giù, come i grandi campioni fanno, come i grandi campioni fanno. Punizione per il Napoli, già battuto, Cigarini sulla palla verso Gargano, sulla Vecchi, difende il pallone di addosso Cannavaro, la Vecchi apre bene per la volata di Maggio, la tiene in campo, la tiene in campo e se la allunga un po', la tiene in campo, traversone, esce Buffon e blocca subito in avanti per Diego, tre tocchi, poi lo scarico verso Grosso, Camoranesi deve uscire, non ce la fa, ancora Grosso all'indietro per Diego, Juve momentaneamente in 10 uomini, Diego con l'esterno destro a liberare Ciaronico, ancora la palla per Felipe Melo verso Giovinco, fa movimento la Juve in avanti, ancora Giovinco guardato a vista Danzic, Felipe Melo lo scarico ancora per Poulsen, Grosso, Giovinco, ancora Grosso, rasoterra verso Diego, lo tiene Cannavaro, poi Felipe Melo, il contrasto di Denis, la palla che giunge comoda, innocua per De Santis, Mazzarri gli chiede di affrettare subito i tempi, blocca il pallone, si dispera Mazzarri, mentre vediamo che nella Juventus sta per entrare in campo Thiago, ovviamente al posto di Camoranesi, Contini controlla il pallone, allarga il gioco ma è corto per Giovinco, perché? Perché questi errori? Perché queste sciocchezze? Ancora Giovinco verso Trezeguet, attenzione a Trezeguet, il sinistro, la parata di Poulsen, ma lo aveva comunque smorzato Contini, ancora Ronica va di slancio in avanti, Lucchetto Palermitano apre benissimo per Denis, c'è fuori gioco, alza la bandierina sui Pirondini, vediamo se c'era il cambio nella Juventus, entra sul terreno di gioco il numero 30 Thiago Cardoso, Mengel al posto di Camoranesi, alla mezz'ora del primo tempo si è infortunato Camoranesi, ora tocca a Thiago che era assente da tempo per un infortunio e quindi rivede il campo adesso, ancora Thiago indietro per Grigera, poi Cannavaro, Thiago gioca il secondo pallone di questo match, prova a partire sulla corsia esterna, ancora Thiago, chiude tutto Campagnaro che rimette in avanti il pallone, sarà Fabio Cannavaro adesso a riportare la palla sul terreno di gioco, guardate Mazzarri, la solita maschera della sofferenza molto simile a quella dei tifosi del Napoli adesso, Diego si gira bene, una virata e poi l'appoggio per Grigera, speso da Cigarini, c'è il fallo, quando c'è, intervento duro di Luca Cigarini, calcio di punizione per la Juventus, era andato via Grigera, dovuto metterlo giù Cigarini, Poulsen si riparte con la Juventus al possesso palla, ancora Diego, prova il numero, è costretto a scaricare per Grigera, zona cross, traversone, ribattuto da Aronica con Letelga, rimessa con le mani per la Juventus che guadagna metri sulla corsia laterale destra, ancora Zdenek Grigera, mentre quello inquadrato era Thiago, il portoghese che chiama palla destra, lo scambio ancora con Grigera,
chiude tutto a Romica. Ancora Thiago, su di lui c'è Gargano, poi Diego, fermato bene dalla Vecchi. Però il Napoli non riesce a ripartire. Felipe Melo, non facciamolo entrare. Chiude tutto ancora uno strepitoso Aronica che poi rimette il pallone in palo laterale. Forse ha subito un colpo. Forse ha subito un colpo alla caviglia. Anche noi, ginocchio destro. Contrasto di Aronica che poi ha rimesso in palo laterale volontariamente. Sembra farcela perché Aronica è un elemento prezioso da quando il Napoli è stato preso da Mazzarri. Intanto vediamo che la squadra azzurra ricomincia a giocare momentaneamente in 10, c'è Dennis che sta cambiando l'esterno. Chiellini controlla il pallone, dice che adesso si bilancia in avanti, c'è Grosso, aspetta, poi scarica verso Poulsen, giocatore danese che ha servito ancora Felipe Melo. Grigera si allarga a Thiago, inseguito bene dalla Vecchi, guardate il Foggia come si sacrifica, anche in marcatura, chiude in fallo laterale, bravo Foggia, rimessa con le mani mentre Napoli ancora in 10 uomini, deve fare in fretta Dennis, c'è bisogno del suo apporto. Grigera verso Thiago, ancora Grigera, cerca spazio per il cross, non glielo permette Aronica, la palla è fuori, rimessa in gioco con le mani per la Juventus, anzi no, è calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sarà battuto da Piego, corner numero 3. Si prepara Piego. C'è gran movimento nell'area di rigore del Napoli. Traversone di testa a liberare Dennis e poi Lavezzi difende palla, scarica bene verso Cigarini, tra tre avversari, Cigarini prova a raggiungere il pallone. Lo chiude Cannavaro e poi serve Poulsen. Il danese che prova a ricostruire l'azione della squadra in maglia bianco di Felipe Melo, regala palla a Dennis, diamola alla Vecchi, poi Felipe Melo con forza mette fallo Dennis per l'arbitro D'Amato sul contratto di Felipe Melo, chiaramente stupito Dennis per questa decisione del fischietto pugliese. Ancora Juve in avanti con Diego, se le dipinte non cade nella trappola Gargano. Sopraggiunge Melo, poi Grigera, ancora Felipe Melo, Diego, continui, non lo molla, Thiago, c'è Cigarini da presso, Grigera, zona cross, palla sul sinistro, in area di rigore, attenzione, 3-3, e c'è il gol della Juventus, lo sapevo, alla prima occasione lo sapevo, e andavano in vantaggio. Si è fatta sorprendere la difesa azzurra, si è fatto sorprendere anche De Santi, che ha visto partire il colpo di testa di Trezeguet all'ultimo momento e non ha avuto la forza con la mano sinistra di deviare in calcio d'angolo. 1-0 per la Juventus, è sempre la stessa storia, sempre la stessa storia. 1-0 per la Juve al 35esimo del primo tempo. Guardate qui, Campagnaro lo lascia correre e De Santi non trova la forza per deviare. 1-0 per la Juve al 35esimo con Trezeguet. Ma la difesa azzurra non è immune da responsabilità, al pari dell'attacco, che non ha sfruttato almeno 3 occasioni d'oro davanti alla porta di Buffon. Per Trezeguet il gol numero 121 in carriera, in 204 gare disputate. Napoli in avanti, chiude Chiellini che lascia il pallone tra i piedi di Buffon. È sempre la stessa storia contro la Juventus, va in avanti, crei occasioni, le sprechi, ti rammarichi, ti mordi le mani e poi alla prima circostanza te la buttano via. Coraggio vinto, mantiene in campo il pallone così come segnalato dall'assistente Pirondino. Rimessa con le mani per gli azzurri, che comunque hanno dimostrato di avere forza per rimontare ad ogni avversità. Ancora la vista, sempre braccato, stavolta c'è Grosso su di lui, Lavezzi, c'è il fallo, calcio di punizione, l'arbitro ha fermato l'azione per questo intervento da tergo di Fabio Grosso. Punizione per il Napoli, Paolo Cannavaro l'ha battuto, scambia con 3 metri sopra il cielo, Matteo Conti, alza a cercare Dennis, troppo lungo
Chiellini poi di testa, grosso per Buffon. Sta lottando come un dannato Dennis, ma ha sprecato almeno due occasioni gol vividissime. Rilancio di Buffon. Di testa Aronica, rimette a centrocampo. Ciga, anzi Gargano ha perso il contatto con Poulsen, che adesso si tuffa in avanti. Giovinco sotto porta, attenzione! Campagnaro esce dall'aria, palla al piede, diamola adesso, Cigarini per Gargano. Lavezzi riceve, grosso, commette ancora fallo e l'arbitro finalmente se ne accorge. Meno male, signor D'Amato si è accorto che Grosso gioca più a calci che a calcio. Quando c'è Lavezzi dalle sue parti gioca più a calci che a calcio. Paolo Cannavaro. Ancora un rilancio lungo, in zona morta per gli azzurri. Aggancia Grighera, subito ribatte per Diego, troppo lungo, esce De Santis. Vediamo il pirata Morgan, che ribatte il pallone. All'indirizzo di Lavezzi, troppo lungo per lui. C'è la Juve che si capovolge il fronte con Giovinco e Grosso. Campagnaro, non lo molla, poi Gargano verso Maggio, alla fine ancora Campagnaro. Profondo per Lavezzi. Chiude tutto la Juve con Chiellini, quando c'è Lavezzi lì nell'uno contro uno, la Juventus trema e butta palla fuori, come la più anonima delle provinciali, butta palla fuori. Rimessa di De Santis con questo rilancio verso Dennis, spizza bene per Lavezzi, preso in controtempo, poi Chiellini, ma non bisogna adesso mollare mentalmente sul piano nervoso. Ora più che mai bisogna tirar fuori la rabbia per quel gol di vantaggio della Juventus, quando il Napoli avrebbe meritato di essere almeno sul 3-1 adesso. È questa la rabbia che dovrebbe produrre nel Napoli una reazione adeguata. Lavezzi dal disturbo su Buffon, che poi scaraventa il pallone in faro laterale, come la più anonima delle provinciali, la Juventus, quando c'è Lavezzi. Rimessa in gioco di Maggio per Campagnaro su Cigarini, contrastato da Felipe Melo. Insegue il pallone Grosso, lo stop di petto, il rilancio, in avanti, attenzione adesso, occhio Cannavaro, stavolta forse c'era un fallo, eh sì, l'arbitro lo ha visto, Cannavaro ha perso il tempo per entrare sul pallone e ha permesso a Diego di anticiparlo per poi scaraventarlo giù. Calcio di punizione per la Juventus, battuta adesso verso Grighera. Su Trezeguet, si stacca da Contini, ancora Trezeguet, movimento a giro, Felipe Melo, la sponda per Grighera, su di lui c'è Amsic, anonimo fino a questo momento mare chiaro, Felipe Melo per Poulsen, andiamo via adesso, scattiamo, ecco la Baby Gang con Gargano, avanti il branco di Cannibali con Lavezzi tra gli avversari, ammonisce qualcuno, arbitro, tira fuori un benedetto cartellino e tiralo fuori! Che fallo su Lavezzi, che stava per entrare in area di rigore, Felipe Melo lo ha messo giù, ma l'arbitro non ammonisce mai, vorrei controllare se ce l'ha in tasca quel cartellino giallo, vorrei proprio controllare. Punizione per il Napoli, e chissà che non sia questa la reazione giusta, la riscossa partenopea. Sulla palla Gargano, Lavezzi e si allontana Cigarini. Gargano, il destro! Guardate Buffon cosa ha combinato! Guardate che scatto sulla linea di porta con il pallone che stava per finire dentro, anzi no, sarebbe terminato fuori, ma comunque Buffon ha deviato in calcio d'angolo. Corner per gli azzurri, lo batte Amsic. Verso Gargano, entra in area, Gargano! La ribattuta, Juve che si salva ancora, guardate che pasticci che combina, ma sì! Butta la palla avanti come la più anonima delle provinciali. Adesso c'è De Santis da quest'altra parte. Tutta la Juve che sta difendendo questo striminzito vantaggio, con le unghie e con i denti, di fronte al Napoli. Di testa Dennis. Adesso c'è De Santis da quest'altra parte. Tutta la Juve che sta difendendo questo striminzito vantaggio, con le unghie e con i denti, di fronte al Napoli. Di testa Dennis, la sponda, ma nessuno si inserisce. E poi Fabio Grosso che allontana. Diego,
per Trezeguet, ancora su Thiago, non facciamolo partire, Giovinco lì è troppo solo, è troppo solo, c'è Campagnaro, rallenta Giovinco, effettua il traversone, palo largo, De Santis smanaccia e poi evita il calcio d'angolo, ancora una volta Aronica che sta giocando una partita superlativa, il Lucchetto Palermitano in grandissimo spolvero da quando Mazzarri è subentrato a Donadoni, 4 partite or sole. Guardate De Santis come si è inarcato, rimessa in gioco per la Juventus che adesso rallenta il ritmo, Krighera, traversone, disegna un arco, insegue la palla Hugo Boss, Campagnaro la lascia scorrere fuori perché nei pressi c'è Trezeguet, rimessa con le mani per il Napoli, attende qualche istante, Campagnaro cerca la libertà di un compagno di squadra, lo trova in Lavezzi, si è staccato bene il Poggio, avanza di qualche metro Lavezzi, viene però interrotto il suo movimento offensivo, Felipe Melo verso Grighera che parte di continuo, lo guarda Amsic, duello ceco-slovacco in questa circostanza con Grighera verso Diego, allarghiamo le mani, Diego costretto ad arretrare, poi suggerisce bene per Thiago, bisogna fermarlo, continui di forza, lo mette giù, è il solo che va al contrasto, è il solo. L'arbitro D'Amato va a redarguire Contini, ho temuto per un istante che avesse ritrovato il cartellino giallo, chissà perché l'ho temuto. Punizione per la Juventus, sulla palla c'è Diego, Napoli che adesso rientra a ridosso all'interno dell'area di rigore difesa da De Santis, tutta la Juve nell'area azzurra, la rincorsa di Diego, traversone teso in aria di testa a liberare Denis, sopraggiunge Grighera che poi allarga per Giovinco, è solo lì, Cannavaro non fare fallo, poi Maggio impedisce a Felipe Melo di andare alla conclusione, fallo laterale per la Juventus in zona d'attacco, c'è Giovinco che poi si allontana dal punto, sì Juventus che specula un po', deve tirare il fiato ma soprattutto teme il Napoli, rimessa in gioco già effettuata. Ancora Juventus con Giovinco, si gioca in spazi ristretti, rimessa con le mani, grosso per Poulsen e poi gira oltre il fondo, nulla di fatto, rimessa in gioco per gli azzurri, 44 minuti di gioco del primo tempo, 1-0 per la Juventus, risultato bugiardo più che mai. De Santis prende la rincorsa, aspetta, poi calcia lungo a cavalcare la mediana, non ci arriva Maggio, Juventus che prova a ricostruire l'azione con Thiago, di testa Campagnaro e poi Chiellini di forza su Amsic, c'è Campagnaro che chiama una volta, ancora De Santis, cosa combinate? Campagnaro, Juve ancora su con Diego messo giù, ecco, ha ritrovato il cartellino, eccolo lì, lo ha ritrovato il signor D'Amato contro il Napoli, ammonizione per Contini, cartellino giallo per Matteo Contini, lo ha ritrovato il signor D'Amato per questo intervento che adesso la regia ci ripropone, intervento di Contini su Diego, ammonizione per Matteo Contini al 45esimo minuto del primo tempo, mentre qui Campagnaro stava commettendo lo stesso pasticcio di Genova. Eppure gli errori servirebbero per non essere ricommessi. Ancora calcio di punizione per la Juventus. C'è Diego, attende ancora qualche istante, mentre l'arbitro sta discutendo con Lavezzi. Parte grosso, sinistro, alto, nulla di fatto, conclusione alle stelle, vediamo se l'arbitro deciderà di andare ancora avanti, siamo al 45esimo e 58, aveva segnato un solo minuto di recupero, non c'è tempo, si torna negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per la Juventus, gol di Trezeguet al 35. Il Napoli deve rimontare lo svantaggio di Trezeguet dal 35esimo, 1-0 per la Juventus, squadra
azzurra che certamente sarà stata motivata ulteriormente da Walter Mazzarri, che si è dimenato come un ossesso sulla panchina della formazione partenopea, che ha sferrato tre volte il vantaggio con Maggio e Demis. Staremo a vedere come andrà nella ripresa. Questo è il direttore di gara, il signor D'Amato di Barletta. Un solo ammonito nel corso del primo tempo è stato Matteo Contini, un contrasto tra lui e Camoranesi ha costretto l'italo-argentino ad uscire dal terreno di gioco, sostituito alla mezz'ora del primo tempo da Thiago. Ecco Gargano e Lavezzi, come al solito gli ultimi a rientrare in campo, quasi fosse un gesto scaramantico. Siamo tutti pronti per seguire il Napoli in questa seconda parte del match. Siamo tutti a sostegno della squadra azzurra, che deve assolutamente, deve rimontare l'1-0 immeritato del primo tempo. Vedremo come andrà a finire. Certamente non saremo traditi da questi ragazzi che hanno subito la grande carica, hanno ricevuto la grande scossa di Walter Mazzarri. Ricomincia la Juve con Chiellini e poi Grosso, subito attaccato da Hamsik, che deve svegliarsi dopo il torpore del primo tempo. Stacca di testa Campagnaro a liberare, poi Paulsen che recupera, Felipe Melo apre sulla destra per Grigera, prova ad inserirsi, al suo fianco c'è Thiago che riceve adesso, il portoghese affrontato ancora da Aronica, Thiago scarica verso Paulsen e poi Felipe Melo, non ci arriva Denis e poi Aronica, una finta, la palla va fuori, la rimessa con le mani per il Napoli, anticipato Thiago da Aronica che ha lasciato che il pallone terminasse oltre la linea laterale. Ancora Aronica svirgola con il destro che non è il suo piede, rimedia Contini, Juve che prova a premere, però la palla termina ancora in out, rimessa con le mani per gli azzurri. Ancora Totò Aronica verso Cigarini, lo scambio con Aronica, Napoli che deve uscire da questo imbuto, rilancia Contini di forza verso Denis, scavalcato dalla traiettoria, Chiellini alleggerisce all'indietro per Buffon, colpisce con il destro, rimette la palla in avanti, ancora Contini, lo stop di petto in appoggio per Aronica, ora Napoli schierato con la difesa a 4, Contini, una finta ad evitare Trezeguet, poi ribatte a centrocampo, bravo Hamsik, lo stop di petto, l'inserimento a destra per Maggio che scatta veloce, spira forte, il vento di terra, Maggio a tu per tu con Grosso, rientra sul sinistro, traversone a cercare Lavezzi, non ci arriva per l'anticipo di Grigera che gli mette il pallone in fallo laterale. Si era coordinato con una mezza girata volante, il Pocio Lavezzi non ce l'ha fatta per l'intervento di testa di Grigera. Napoli che parte ancora sul lato mancino con Cigarini messo giù, nulla di fatto, la palla va sul fondo, eppure Cigarini era stato messo giù, guardate qui, ha allargato il braccio, Thiago, nulla di fatto, per l'arbitro D'Amato. La ribattuta è per la Juventus, si prenota Gianluigi Buffon. Siamo al secondo minuto di gioco della ripresa, 1-0 per la Juventus. Buffon profondo in avanti, svetta Campagnaro d'anticipo su Trezeguet, la palla si impenna, si lotta a centrocampo, alla meglio Paulsen e poi Thiago, attenzione a Giovinco, chiuso bene da Maggio, poi Paolo Cannavaro, dare via la palla così in avanti per Denis che si stacca bene dagli avversari, poi lo scambio con Lavezzi, Denis di prima su Gargano, profondo per Lavezzi, lotta con Cannavaro che lo chiude di testa, Chiellini di prima intenzione, perfeziona il disimpegno, poi Thiago va giù al minimo contrasto, il portoghese Diego, avete visto, è andato giù, era stato lui contrastato bene, anche se in maniera fallosa giudicata dall'arbitro giustamente. L'intervento di Aronica riproposto nelle immagini del replay conferma che il fallo c'era, punizione per la Juventus, sulla palla Felipe Melo verso Chiellini, cerca lo scatto centrale Chiellini, affrontato da Hamsik, l'ultimo contrasto è dello slovacco, la palla è fuori, la rimessa con le mani per la Juventus, Fabio Grosso, chiama palla Paulsen, la riceve adesso, affrontato da Gargano, e poi Felipe Melo, anticipato il movimento di Lavezzi, Diego, attenzione adesso, Diego allarga per Grigera che alimenta l'azione offensiva della Juve, Giovinco sotto porta, rischia il Napoli che si salva con questo intervento di Cannavaro, azione azzurra in contropiede con Lavezzi, vediamo cosa combina il Pocio, scatto di prima intenzione, si fa rubare il tempo da Paulsen,
e poi la palla in palo laterale, peccato perché su questa iniziativa il Napoli poteva colpire. Qui la Juve è andata vicinissima al raddoppio, è stato molto bravo Cannavaro a chiudere su Diego. Rimessa con le mani per gli azzurri, zona d'attacco, mentre Poulsen pare lamenti qualche problema muscolare. Vediamo che l'arbitro affretta i tempi della ripresa con Aronica che rimette in movimento Lavezzi, una finta, ma Grigera lo chiude. Riparte Giovinco, fermato di forza da Campagnaro. Mettiamola in mezzo, c'è Lavezzi dentro. Amsic prova a caricare in area di rigore, Amsic una finta, la seconda, il terzo contrasto, Campagnaro fermato da Poulsen. Che peccato. Bisogna provare la conclusione. Qui è stato bravo Amsic a vincere il contrasto con Chiellini, poi alla fine Campagnaro due volte su Poulsen e l'arbitro ferma il gioco. La ribattuta in avanti di Grosso, da quest'altra parte Cannavaro a chiudere. Felipe Melo d'anticipo, Poulsen e poi Grosso su Trezeguet, fermato bene da Campagnaro. Rimessa con le mani per la Juventus. La chiusura di Campagnaro, che vedete utilizza anche il bite azzurro a protezione dei denti. Diego prova ad evitare Contini, che lo marca da presso. Contini non lo molla. Diego verso Thiago, verticale per Felipe Melo. Allarga su Grigera, attenzione adesso. Felipe Melo, colpo di tacco, Juve che gioca bene e De Sanctis che blocca il pallone sulla conclusione finale della Juventus. Ancora gli azzurri che adesso ci riprovano. Lavezzi tutte le volte che tocca palla viene marcato da presso. Gargano verso Aronica, ancora Lavezzi che deve partire da molto lontano. Apre il gioco sul versante opposto, molto bene, dove è libero Maggio che può partire. Vediamo Superbike, tocca palla per Amsic verso Maggio in area di rigore, traversone ribattuto da Felipe Melo oltre il fondo. Napoli che guadagna il suo quinto calcio d'angolo, il primo della ripresa, mentre questa è l'azione sulla quale poi Grigera ha provato la conclusione, ma De Sanctis ha bloccato. Attenzione agli azzurri, Amsic, il traversone largo a cercare Contini, di testa, la palla resta lì, la Juve la rimette fuori, ancora Contini, buttiamola in mezzo, così, vediamo chi la gioca, Lavezzi, la rovesciata, poi la conclusione di Amsic, deviata da Felipe Melo, si salva la Juve, Napoli che insiste ancora con Campagnaro, non perdiamo palla lì, ecco Cannavaro, c'è Contini alla sua sinistra, avanza ancora il Napoli a pieno organico, lo fa con decisione, con forza, di testa, allontana ancora Grosso, ma il Napoli insiste, raccoglie ancora il pallone, l'arbitro ferma il gioco, per questo intervento di Cigarini, abbiamo visto su Thiago, il direttore di gara, fischiato il fallo di Luca Cigarini. Scuote la testa Mazzarri, ha ragione, perché la sua squadra non ha la cattiveria sotto porta. Chiellini, su di lui c'è Denis, la ribattuta, non ci arriva Campagnaro, alle sue spalle Paolo Cannavaro che rimette per Cigarini, subito chiuso da Poulsen, si gira e serve ancora Maggio, Cigarini, diamola in verticale, profonda in avanti, bene così per Aronica che si inserisce alla perfezione, ancora il lucchetto palermitano, troppo profondo per la Vecchia. Non ha il piede fatato Aronica e si vede, 7 minuti, 25 secondi, 1-0 il punteggio per la Juventus, raccoglie il pallone Lavezzi, guardate Mazzarri, ha ragione, unisce le mani proprio in preghiera, sperando che gli azzurri, la sua squadra, trovi un po' di determinazione in più negli ultimi 30 metri. Si prepara Gigi Buffon, avanti Napoli, non demordere, non scoraggiarti, la Juve si può battere. Cannavaro per Felipe Melo, tenuto basso da Cigarini, poi Buffon, rilancio lunghissimo in avanti, di testa Campagnaro, però c'era una posizione di offside di Trezeguet, calcio di punizione per il Napoli, vediamo che si prepara l'esecuzione Cannavaro, verso Contini, azione manovrata degli azzurri, vediamo Lavezzi che apre il gioco all'indirizzo di Maggio, ma è sbagliato il tocco, Grosso chiude tutto, verso Trezeguet, ferma tutto Cannavaro e poi Campagnaro, pretende troppo dalle sue possibilità. Juve in avanti, Poulsen per Trezeguet, il traversone profondo in aria, c'è Contini, che fai Contini, che fa? Pretende troppo dalle sue possibilità. Juve in avanti, Poulsen per Trezeguet, il traversone profondo in aria, c'è Contini, che fai?
fai? Che fai Contini? Che fai? Che fai Contini? Che combini Contini? Che combini? Ma si può regalare un gol alla Juve così? Ma si può regalare un gol alla Juve? Che delusione! Che delusione prendere gol così! Guardate Contini cosa ha combinato! Che ha combinato Contini? Perché era indeciso, voleva appoggiare, ma in area di rigore la palla si calpesta e si butta via. Ma lo devo spiegare io, lo devo spiegare io, che la palla in area di rigore si calpesta e si butta via. Ha raddoppiato Giovinco, 2-0 per la Juve. Vediamo se almeno adesso tira fuori un po' di rabbia questo Napoli, tira fuori un po' di rabbia. Ci prova ancora la Vecchia, il traversone per Denis, la sponda troppo morbida, Grosso a chiudere, poi ancora Aronica verso la Vecchia, fermato da Grighera, si lotta tra Aronica e Grosso, attenzione, fermato la Vecchia. Questo è Giovinco che ha realizzato il gol del 2-0, meglio su assist di Contini, Sebastian Giovinco realizza così il suo gol numero 9 in carriera, nelle 60 presenze in Serie A. Punizione per il Napoli. Seguiamo il movimento offensivo della squadra azzurra. Cigarini sotto porta, una mischia, risolve Grigera. Poi ancora Contini. Che pasticcio ha combinato sul secondo gol della Juve. Che pasticcio Contini. Ancora gli azzurri con Lavezzi. Rientra sul destro, rimette in aria di testa Cannavaro a liberare, ancora Lavezzi, ci prova Lavezzi, prova a penetrare, il sinistro ribattuto, poi Amsic raggiunge il pallone dopo il rimpallo, lo scarico ancora per Aronica, ributta nel mucchio, c'è Denis che ci prova, poi Campagnaro riceve la palla, la dà ancora per Denis, prova a girarsi il tanque chiuso da Grosso, ancora il tanque, lo mette per Campagnaro, era buona l'idea, ma Campagnaro non ha lo scatto del 100 metri e la palla va fuori. Guardate Contini qua cosa, che pasticcio ha combinato consegnando il pallone a Giovinco. Errore che comunque è ab origine sull'intervento di Campagnaro, che ha regalato anche lui una palla a centrocampo, poi l'azione di Trezeguet con il traversone e il gol di Giovinco per il regalo di Contini, certamente immeritato per la Juventus. Denis messo giù, tutto regolare per l'arbitro. Grosso su Giovinco, ferma, ecco, ora è fallo, ovviamente è ammonizione, perché no, ma tira fuori anche il rosso, ti trovi, no, buttalo fuori, ti trovi a fare, buttalo pure fuori, prima no, ora sì, poi dicono il timore reverenziale, la sudditanza psicologica, poi dicono. 12° della ripresa, ammonizione per Campagnaro. E dire che pochi istanti prima c'era stato un fallo simile, all'arbitro si era dimenticato di estrarre il cartellino per la Juventus. Secondo ammonito nel Napoli dopo Contini, anche Campagnaro. Quando si viene qua è sempre la stessa storia. C'è un cambio tra gli azzurri. Vediamo che esce Campagnaro. Giustamente una partita deludente la sua contro la Juventus. Entra Datolo, adesso Aronica andrà a fare il centrale e Datolo va sulla corsia Mancini. Così ci sarà un po' di spinta in più, un po' di qualità di gioco. Cambio che avviene ormai al 13° del secondo tempo. Datolo al posto di Campagnaro. Ed è proprio Datolo che spinge il Napoli adesso, ci prova Dragon Ball, insiste nell'azione, traversone, sotto porta, si cade la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Amsic, Amsic, mare chiaro, Amsic ha gonfiato la rete, guardate che rabbia per Amsic, sesto gol per lui in questo campionato, dorme tutta la partita e poi piazza la zampata.
vincente con il destro sotto la traversa, e Napoli che rientra ancora in partita, grazie a Dato, grazie a Dragon Ball che ha disegnato un traversone teso e preciso. Eccolo qui, per il piede destro pagato di Midas Touch, quello che tocca diventa oro, il nostro Re Midas, Marechiaro, Marechiaro, I'm sick, 2-1, siamo di nuovo in partita. E adesso guai a chi commette un errore, guai a chi si pette di commettere una irregolarità, una ingenuità. Questo Napoli ci fa soffrire, ci toglie pure le parole, ci toglie le idee, le parole, tutto. Questa squadra che è croce e delizia. Juventus in avanti, attenzione adesso, bravo Aronica, su questo traversone, abbiamo il fiatone, il cuore in gola, perché il Napoli ci fa sempre soffrire, ma poi speriamo che adesso possiamo gioire come è successo mercoledì. Napoli che rientra in partita al 14esimo con il gol di Marechiaro Hamsik, sesto gol per lui in questo campionato. Attenzione alla Juve, di testa a liberare, stavolta è stato Denis, ancora la formazione bianconera, circolazione di palla da parte di Diego, rimette sotto porta, fuori gioco, era in fuori gioco netto, prima Felipe Melo, poi Chiellini, quindi non è gol annullato, ma era già posizione iniziale di Felipe Melo alle spalle dei difensori del Napoli, e Chiellini l'ha messa dentro quando l'arbitro aveva ormai fischiato. Di testa Chiellini, da quest'altra parte Aronica, poi Cigarini, retropassaggio per De Santis. Questo Napoli che ci toglie il fiato, ci toglie la voce, ma la passione nostra resta identica per questa squadra, croce e delizia. Cannavaro, perché sbaglia questi passaggi? Rimessa con le mani per la Juventus. Avanti così, stringiamo i denti. Nessuna ingenuità, nessuna scorrettezza e soprattutto guai a chi commette un solo errore. Nervi saldi, concentrazione massima. Attenzione a Giovinco, questa pulce che spiove dovunque. C'è Trezeguet, esce De Santis, sembrava fuori gioco, invece era in posizione regolare Trezeguet. Ora è De Santis che rimette il pallone lungo in avanti, Cannavaro d'anticipo, la palla viene raccolta da Gargano, giochiamola subito, sbagliato il tocco di Gargano, Grigera verso Trezeguet su Poulsen, Diego prova a girarsi, Cannavaro lo ferma, poi continui, scambia ancora con Cannavaro, da questi ha datolo, prova a spingere ancora, Dragon Ball, avanti così, bravo Dragon Ball, si prepara anche Lavezzi, traversone in aria, Chiellini non sbaglia, e poi Poulsen, soffre la Juve, mette palla in fallo laterale. Quando il Napoli spinge con Datolo sul settore sinistro, son guai per la Juventus, ha trovato una grande mossa tattica, una grandissima mossa tattica Mazzarri. Ancora gli azzurri che provano a spingere con Datolo, serie di quinte, va sul fondo, ancora Datolo, traversone, no, che peccato, prima Hamsik di testa e poi Denis in spaccata, non sono riusciti a deviare questa grande invenzione di Datolo che è entrato subito in partita. Mamma che Datolo sta spingendo come un treno su quella corsia sinistra, nessuno riesce a tenerlo, guardate qui di quanto il pallone non è stato deviato nella porta bianconera. Stringiamo i denti, concentrazione a mille, guai a chi commette un solo errore. Di testa ancora Datolo, l'arbitro gli ha chiamato un fallo, si lamenta Datolo, vabbè, abituati ragazzo. Anche il presidente De Laurentiis in tribuna sta seguendo la partita con grande eccitazione. Lavezzi, il pocio, sogna un gol qui a Torino contro la Juventus, l'aveva già punita un anno fa al San Paolo. Grosso tiene in campo il pallone, di testa c'è l'anticipo di Aronica e poi Cigarini, Maggio all'indietro per Aronica, poi De Santis ribatte con il piede destro, profondo in avanti, nessuno la tocca, sopraggiunge però ancora Cigarini, dalla adesso, colpo di tacco per Hamsik, prova a scattare Marechiaro, evita Felipe Melo, ancora Marechiaro verso Cigarini, allarga bene per Maggio, che Napoli, che guadagna ancora un calcio d'angolo e sale a 6 il conto. Juve che trema,
su questi affondi impetuosi della squadra azzurra. Una marea che copre tutto. Quando il Napoli parte con questa velocità, senza preoccupazioni, senza pensare che di fronte alla Juve diventa una squadra irresistibile, male chiaro, dal calcio d'angolo, Udinese, sono Buffon, metti la dentro, la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, che Napoli, che Napoli, Napoli che pareggia, eccolo qui, il cerchio della felicità, è ricominciato a girare, salite tutti sulla giostra, è gratis, è il Napoli, che felicità, Dragon Ball! Dragon Ball Datolo con la punta del piede ha messo il pallone in porta dopo che Buffon si era superato su Dennis. Dragon Ball Datolo pareggia il conto, Juventus 2, Napoli 2, Juventus 2, Napoli 2, e avanti così, non è finita, teniamo duro, stringiamo ancora i denti, questa partita è nostra, bisogna portare a casa un risultato importante contro la Juventus. Che mossa di Mazzarri, l'inserimento di Datolo, che mossa di Mazzarri, ecco il presidente che esulta, ha ragione, grande patron, siamo tutti con te, vogliamo perdere la voce, ma non vogliamo perdere le partite, la giostra ha cominciato a girare nuovamente in maniera vorticosa, salite tutti! Tutti i tifosi del Napoli accanto alla propria squadra, mai come adesso, perché la Juve ora insieme all'arbitro può creare qualche problema al Napoli, può creare qualche problema. Punizione per la Juventus, battuta in fretta, Napoli che può ripartire, girati tanche, dalla sinistra, dalla destra adesso, c'è Hamsik, a tu per tu con Cannavaro, superalo, superalo, traversone in aria, l'avessi messo giù, non c'è nulla, non c'è nulla, l'arbitro non vede, Juventus che riparte, che partita da crepacuore, che partita da crepacuore con gli azzurri che sono capaci delle peggiori nefandezze, commettono gli errori più banali, più puerili e poi rimontano, come hanno fatto anche adesso, quando hanno pareggiato il conto con Datolo al 19° del secondo tempo. Juve che attacca, lo fa sulla destra adesso, una serie di finte, Thiago, traversone, sottoporta di testa, Maggio a liberare, chiudiamo tutti i varchi adesso, Felipe Melo che scambia con Diego, Cannavaro non lo molla, Diego allarga ancora sul lato destro per Grigera, il cross sotto porta di testa e poi prima Ronica, poi Cannavaro a liberare, ecco Lavezzi, scatta Lavezzi, vai Pocio, adelante Pocio, c'è Cannavaro, bevitelo Cannavaro, bevitelo, Lavezzi guadagna il calcio d'angolo, che Napoli, vogliamo perdere la voce, ma non vogliamo perdere le partite, avanti così, guarda che Pocio, che ha guadagnato ancora un calcio d'angolo, e sale a 7 il conto, a casa della Juventus, avanti Napoli, non sei da meno, la senti la nostra passione, il nostro cuore che batte per te, solo per te, e non tradirci questa sera. Hamsik sotto porta, di testa a chiudere Felipe Melo, si lotta a centrocampo, squadra azzurra sbilanciata, c'è Gargano che guadagna il pallone e lo dà all'indietro, perde Santis che esce dall'area di rigore, rimettiamola dentro, rientra Pocio, di testa Chiellini e poi Cigarini che lotta con Felipe Melo, l'arbitro era pronto a fischiare, però il pallone è della Juve, Diego controlla, aspetta che si allarghi sulla destra Poulsen, riceve adesso, affrontato ancora da Maggio, Poulsen prova a spingere, effetto traversone, teso in aria, attenzione, Trezeguet ci prova, libera la difesa azzurra, ancora Poulsen, rimette in mezzo, Cigarini e poi Gargano, allontana la minaccia, c'è il tanque che lotta con Cannavaro, che lo anticipa all'ultimo istante, Chiellini mette giù palla, non commettere fallo, tieni doma, non commettere fallo, ecco così, ci ha regalato il pallone, Maggio non sbagliare, e poi Cigarini in gamba tesa, è ovvio, ma sì, fischiamo del fallo, vede tutto l'arbitro, quando c'è un fallo del Napoli, vede tutto, sostituzione per la squadra azzurra, esce il tanque, entra Quagliarella, giusto così, grande prestazione del tanque, che si è procurato tre colpi di testa, che dovevano essere altrettanti gol, ma comunque lo stesso tanque ha propiziato il pareggio di Datolo.
sa che dovevano essere altrettanti gol, ma comunque lo stesso Tanche ha propiziato il pareggio di Datolo. Cambio che avviene al minuto 23 del secondo tempo. Esce Denis, entra in campo Quagliarella. Lo vogliamo tonico, Masaniello, lo vogliamo come ai tempi migliori. Proiezione offensiva per Maggio, chiude tutto grosso, però ribatte male Poulsen, recupera palla Cigarini, verso Lavezzi che tiene il pallone, intreso di lui, tremano quando ha la palla Lavezzi, tre piedi. Ancora Diego, che partita appassionante questa sera a Torino, con il Napoli che non deve tremare al cospetto della Juve. Testa alta, nervi saldi e soprattutto pulirla quando c'è l'opportunità. Di testa Cannavaro a chiudere e poi controlla Datolo. Non commettere errori, non fare sciocchezze. Rilancio di Datolo, guadagna palla ancora Grighera, spinge il difensore cieco che poi scambia con Thiago, con la coscia a chiudere Contini, poi Quagliarella gioca il suo primo pallone, bravo Masaniello, prova a scattare, avanza di qualche metro, il lancio profondo nello spazio è sbagliato, esce Buffon e blocca. Juve adesso molto sbilanciata in avanti, la possiamo punire in contropiede. Però lì dietro non dobbiamo commettere errori, mai più errori nella difesa azzurra. Grosso a sinistra, Poulsen, c'è Cigarini che prova a fermarlo. Thiago si inserisce centralmente, si allarga a Trezeguet, ancora Thiago, verso Grosso, zona cross. Giovinco che riceve a tu per tu con Gargano che gli ruba il tempo e commette fallo Giovinco. Calcio di punizione per gli azzurri, con calma adesso. Recuperiamo la palla, piazziamoci nel modo migliore e poi andiamo in velocità con Lavezzi e Datolo, con Lavezzi e Datolo. Gli possiamo fare molto male a questa Juventus, tanto da farglielo ricordare. Gli possiamo fare molto male. Punizione per gli azzurri. Alla battuta c'è Morgan De Santis. Effettua il lancio lunghissimo, lo stop di petto di Chiellini, poi Poulsen verso Grosso. Alza il pallone per Giovinco, l'anticipo di Aronica, prolunga Maggio, non ci arriva Cigarini, poi recupera palla per un istante, rimessa con le mani per la Juve. Ancora Mazzarri, che si dispera dalla panchina. Grosso, aspetta il movimento di un compagno di squadra. Giovinco anticipato ancora una volta da Aronica, poi Paolo Cannavaro a chiudere, si gioca ping pong. Alla fine è Felipe Melo che controlla e scarica per Grosso, Giovinco. Si stacca bene da Aronica che non lo molla, ancora Aronica, c'è il fallo. Lucchetto palermitano si è stretto bene su Giovinco, ma l'arbitro ha chiamato il fallo, punizione già battuta. C'è Thiago all'indietro per Fabio Cannavaro. Allarga a destra su Grighera, gli è da presso Amsic. Ancora Zdenek Grighera, potrebbe commettere un pasticcio, andate su Cannavaro, andate su Cannavaro. Ci ha provato Quagliarella, poi il duello tra Datolo e Diego. Ancora la Juventus al possesso palla con Poulsen all'indirizzo di Trezeguet, allarga il gioco per Thiago, attenzione a Giovinco, c'è libero anche Grosso qui a sinistra, traversone ribattuto, andiamoci duro in area di rigore, andiamoci duro, attenzione Quagliarella, palla a terra, Masaniello verso Amsic, ancora per Quagliarella, c'è il recupero di Felipe Melo, all'indietro per Buffon. Sono saltati un po' gli schemi adesso, anche i piazzamenti dei calciatori sono variati di continuo. Fabio Cannavaro per Grosso, poi Giovinco, Aronica allarga le braccia che l'arbitro ti fischia il fallo, mette la palla fuori Aronica che poi chiude ottimamente, ancora il lucchetto palermitano, che orgoglio, il nostro grande Totò, Aronica, rimessa con le mani per la Juventus. Grosso verso Thiago, scarica su Cannavaro. E poi ancora Chiellini, cerca la spinta, il difensore centrale della Juve, serve Thiago, può girarsi, occhio al portoghese, verticale per Giovinco, la chiusura su di lui, Napoli che può liberare, sbagliando però con Maggio. Azzurri che adesso devono ragionare di più, attenzione, attenzione, bravo così Cigarini, scaraventa il pallone verso Lavezzi, poi Cannavaro, dagli addosso, la palla viene recuperata da Grigera, poi allontana. Svetta di testa Paolo Cannavaro, poi Contini, spedisce profondo da quest'altra parte, c'è Grosso che lascia scorrere il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani per la Juventus, 2-2 quando siamo
al 28esimo minuto del secondo tempo. Hamsik verso Quagliarella, preso in contratempo, Chiellini su Fabio Cannavaro, poi Felipe Melo, ancora Fabio Cannavaro con il destro profondo in avanti a cercare l'inserimento di Diego, colpo di testa di Contini a liberare, cercare Cigarini, l'anticipo di Poulsen e poi Cannavaro arriva di forza e viene ammonito Paolo Cannavaro per questo intervento scomposto, stavolta ci può stare. Ammonizione ai danni di Paolo Cannavaro, che è intervenuto duro su Thiago. Punizione per la Juventus e cartellino giallo anche per Cannavaro. Ammonizione che viene a cadere al 29esimo minuto del secondo tempo sul risultato di 2-2 tra Juventus e Napoli. 2-2 tra Juventus e Napoli. Azzurri che stanno giocando una partita meravigliosa, non la gara perfetta, ma meravigliosa sì. Punizione per la Juventus. Sul pallone c'è Diego che dirige le operazioni. Continua a riscaldarsi a bordo campo a Mauri. C'è gran confusione nell'area azzurra. Parte Diego, il traversone troppo profondo, lascia scorrere De Santis. La palla termina direttamente oltre il fondo. Ancora De Santis che recupera la palla. Bisogna crederci, avere coraggio e soprattutto non temere la Juve. Se non gli regaliamo nulla, è difficile che la Juve riesca a prendersi qualcosa da questo Napoli. Ribattuta da fondo campo, De Santis con il destro a spiovere. C'è una spinta su Maggio, l'arbitro non la vede. Poi prese che verso Diego, si gira, attende l'arrivo di Grighera, poi evita il ritorno di Gargano. Ancora Diego, sbaglia il passo. Maggio alza il pallone per Hamsik, a spazio, può andare male chiaro. Poi scaraventa, verso Quagliarella, la palla era sua, non l'aveva capito. Ancora Diego per Poulsen, che si è allargato a destra. Ancora su Diego, tenuto da Gargano. Gira largo Diego, non sta fermo un attimo Diego. Felipe Melo verso Thiago, su Grosso, si fa vedere ancora Thiago, rientra Grosso e poi Giovinco centrale, su di lui Cigarini, ancora Giovinco, ha evitato Gargano, Giovinco, teniamolo lì, troppo lungo per Thiago, palla fuori, Napoli che può recuperare il pallone e può riflettere, non bisogna accontentarsi, altrimenti è un problema. C'è sostituzione della Juventus, entra in campo Amaury, esce Poulsen, quindi gioca il tutto per tutto Ciro Ferrari. Esce un centrocampista di rottura quale Christian Poulsen. Entra in campo un centravanti di sfondamento, il brasiliano Amaury. Tutto questo al 31esimo minuto. 31esimo minuto del secondo tempo, in campo Amaury per Poulsen. Gioca il suo primo pallone Amaury. Lo chiude Aronica, retropassaggio per De Santis, buttarla via adesso. Aronica, buttarla subito adesso, bravo così. Sinistro profondo di Totò Aronica, a cercare Quagliarella. Anticipato da Chiellini, la palla in campo. Thiago per Trezeguet, adesso c'è Gargano, può girarsi, può ragionare. Non perdiamo il contatto col pallone. Hamsik per Lavezzi, era riuscito a controllare un pallone difficile. Poi Chiellini, verso Grighera. Hamsik è sulla sinistra adesso. Viene incontro Diego, che spazia di continuo. Ha evitato Datolo, ancora Diego, su Grighera, rientra, poi serve palla a Felipe Melo, per Chiellini, può spingere il difensore centrale della Juventus, ancora Chiellini, allargato per Giovinco, la palla sul destro, traversone in aria, attenzione, Contini smorza la palla e la blocca De Santis, che può ributtarla dentro, a cercare ancora Lavezzi, che lotta con Cannavaro, c'è l'anticipo del difensore della Juventus. E poi Amaury, fermato fallosamente da Datolo. Calcio di punizione per l'intervento di Datolo su Diego. Punizione per la Juventus. Diego ha appoggiato il pallone a terra. Andrà a battere questo calcio di punizione. Ora Diego, mentre il Napoli rientra con tutti i suoi calciatori. L'arbitro D'Amato sta chiedendo a Diego di... anzi no, va a sistemare la barriera, rispetto della distanza per il signor D'Amato. C'è Lavezzi, unico calciatore in barriera. Attenzione, sta per partire Grighera, fischia l'arbitro, Diego con il destro a spiovere, secondo palo, esce De Santis, poi con il colpo di testa prese Chiellini, che si era spinto dentro, ha messo il pallone fuori. Rivediamo da questa prospettiva l'uscita De Santis, poi
con la testa Chiellini ha messo fuori. Ribattuto da fondo campo mentre scorrono i minuti, 33 e 20, non siamo sazi, vogliamo vedere ancora tanto Napoli, perché ce n'è ancora, se la squadra azzurra non si accontenta, ce n'è ancora. De Santis a spingere il pallone oltre la metà campo, di testa spizza Quagliarella, poi è Chiellini che recupera il pallone, lo cede ancora a Thiago, Grighera, largo a destra Diego, che adesso si è arretrato con l'ingresso di Amaury, ancora Diego, prova a spingere, scambia con Felipe Melo, vede libero a destra ancora Grighera, servito adesso, prepara il traversone, Grighera, attenzione, Napoli che rischia, Gargano che non ha trovato il tempo per la ribattuta, ancora Grighera in avanti, occhio adesso con gli azzurri che vanno in affanno, c'è un calcio d'angolo, anzi no, l'ultimo tocco è stato di Thiago, quindi ribattuta dal fondo per la squadra azzurra che deve ritrovare le geometrie e soprattutto la volontà di andare al bersaglio, perché quando il Napoli è sotto diventa un'altra squadra, non deve mai accontentarsi. Infatti Mazzarri si sta sbracciando di continuo dalla propria area di competenza. Rilancio di De Santis, gira Datolo centralmente, la palla però viene recuperata dalla Juventus con Thiago, poi Diego, attenzione a Diego che scatta bene sulla corsia destra, seguito da Gargano, Napoli che riconquista il pallone, giochiamolo bene, via così, Cannavaro a cercare ancora Quagliarella, in due su di lui, scarica per Amsic, è libero Lavezzi, centralmente, diamogli palla, ecco così, vai Lavezzi, punta Cannavaro, saltalo così, questa è ammonizione! Ma non è possibile, saremmo costretti a lanciare troppi improperi, non è possibile, meglio zittire. Juventus in avanti con Amaury, la ribattuta oltre il fondo, Juventus che guadagna il calcio d'angolo, meglio non commentare certe ingiustizie. Dalla bandierina la Juventus si prepara al traversone con Giovinco, effettua il cross, primo palo di testa, a chiudere ancora il Napoli con Maggio, poi recupera la palla Lavezzi, vai ragazzo, scatta veloce, parti ragazzo, vai veloce, allarga bene, sulla sinistra c'è Datolo, tagliamolo a pezzi questa Juventus, strassiamo la signora, avanti così Datolo, in area di rigore, troppo dietro, Amsic, il danno da rete, seconda rete, Napoli vantaggio, Napoli 3, Juventus 2, Napoli 3, Juventus 2, vogliamo morire qui, seppelliteci qui allo Stadio Olimpico di Torino, con questo Napoli, grande Napoli, Amsic abbracciato da tutti i tifosi azzurri, Amsic, Marechiaro, doppietta di Marechiaro, e il Napoli è in vantaggio, questo ragazzo è un patrimonio dell'UNESCO, Marechiaro Amsic, che ha portato il Napoli in vantaggio, difendiamolo, Marechiaro Amsic, guardate De Laurentiis, che soddisfazione per lui, stiamo vincendo qui, a casa della Juve, dove c'è anche l'arbitro D'Amato, stiamo vincendo contro tutti, che grande Napoli, guardate Amsic con il piatto destro, nell'angolo più alto, Napoli 3, Juventus 2, Marechiaro Amsic, doppietta per lui, 7 gol in questo campionato, seppelliteci qui allo Stadio Olimpico di Torino, vogliamo vedere il Napoli vincente, vogliamo uscire con i 3 punti in tasca, come non accade quasi mai, come non succede da 21 anni, e adesso occhio alla Juve e occhio all'arbitro, non commettiamo errori e nessun fallo. La parata di De Santis su questo intervento di Aronica, vogliamo perdere la voce, ma non vogliamo perdere le partite, avanti Napoli, straziamo questa vecchia signora, senza pietà, irriverenti contro la Juve, Lavezzi, taglia la Juve a pezzi, entra dentro Pocio, fatti fare fallo, allarga per Datolo, che grande inserimento quello di Datolo, la finta e poi ancora Lavezzi, adelante Pocio, traversone in aria, cercare Quagliarella, troppo corto, ribatte Felipe Melo, poi la Juve che sta perdendo contro il Napoli, grande Datolo, contrastato in maniera dura da Cannavaro, dura e cattiva, guardate lo sguardo del presidente Blanc, annichilito, è la maschera della sofferenza Blanc, ma sì, facciamoli soffrire, godiamo noi, se soffrono loro, godiamo noi, avanti Napoli, guardate che brutto contrasto.
maschera della sofferenza, Blanc. Ma sì, facciamoli soffrire. Godiamo noi, soffrono loro. Se soffrono loro, godiamo noi. Avanti Napoli, guardate che brutto contrasto di Fabio Cannavaro su Datolo. Che brutto contrasto, che brutto contrasto. Quando non ne hanno sul piano del gioco, devono far male questi della Juve. Ecco il gol di Hamsik, piazzato di destro. Ma è chiaro, Hamsik ha messo la palla nella porta della Juve per la terza volta. Napoli 3, Juventus 2. Ragazzo, sei tutti noi, la tua gioia e la nostra felicità. Napoli 3, Juventus 2. Mazzarri, il mago. Ancora un cambio nella Juve. Esce Giovinco, entra in campo De Ceglie. Eh sì, perché l'inserimento di Amauri ha sguarnito la Juve. Fabio Cannavaro ha messo KO Datolo e l'arbitro non lo ha nemmeno ammonito. Basta vestire questa maglia bianconera per godere dell'impunità. Cannavaro ha messo fuori uso Datolo, che era il calciatore che stava facendo a pezzi la Juve. Adesso che qualcuno punisse ancora di più, punisce ancora di più questa squadra, così non si fa. Intervento duro di Cannavaro su Datolo, lo ha messo fuori gioco. Sostituzione della Juventus, abbiamo detto, al 39esimo di questo secondo tempo. È entrato in campo De Ceglie al posto di Giovinco. Adesso guardiamoci alle spalle e soprattutto attenti a non commettere errori, soprattutto in area di rigore, perché c'è l'arbitro D'Amato che osserva bene nell'area di rigore del Napoli. Guarda con molta attenzione lì dentro. De Santis blocca il pallone con sicurezza, il pirata Morgan. Giovinco non c'è più. Dal 39esimo in campo c'è De Ceglie. Napoli 3, Juventus 2. Stadio Olimpico di Torino, 31 ottobre 2009. E non è finita. Cannavaro di testa sulla Vecchi. Vediamo se fa male a qualcun altro Cannavaro. Vediamo se interviene con i suoi soliti modi. Ancora un pallone a spiovere, attenzione, occhio lì, Trezeguet, al volo, Thiago fuori. Va bene così, con calma però, c'è un cambio nel Napoli, c'è un cambio nel Napoli. Entra Pazienza ed esce la Vecchia. Fortunatamente Datolo si è ripreso dopo l'intervento di Cannavaro con una durezza estrema. E guardate Lavezzi, Lavezzi non è d'accordo, Lavezzi non è d'accordo, ha ragione il Poggio. Adesso in questa situazione uno come Lavezzi può fare a pezzi la Juve. Che cambio è questo, Mazzarri? Perché? Cosa ti è passato per la testa? Perché Lavezzi fuori? Perché? E infatti Lavezzi si sta ancora lamentando. Si sta lamentando ancora Lavezzi. Lo abbraccia Mazzarri. Lavezzi voleva segnare alla Juve. Voleva batterla pure lui. 41 minuti e 26 secondi. Non lo condivido questo cambio, no. Stavolta no. Cannavaro, eh beh, sì. Una spinta di pancia. Amauri va giù. Calcio di punizione per la Juve. Spinge Chiellini. Viene inseguito da Hamsik, De Ceglie, per Crosso, Diego, attenzione a Diego, che spazia, largo, poi aspetta un traversone, lì in mezzo, occhio lì in mezzo, Cigarini, questa c'è una spinta, c'è una spinta, c'è un fallo in aria su Aronica, c'è anche ammonizione, ah no, ammonizione per, sì sì, fortunatamente per Chiellini, e meno male. E meno male. Primo ammonito nella Juventus al minuto 42 del secondo tempo. Però, meglio tardi che mai. Ecco Chiellini che rifila un bel calcione ad Aronica. 42esimo del secondo tempo. Prima ammonizione contro la Juventus. Se l'è buscata Chiellini. Mentre un minuto fa c'è stato il cambio. È uscito Lavezzi. È entrato Pazienza. Una sostituzione che io non ho condiviso. Vediamo adesso Hamsik che sta operando da punta al posto di Lavezzi. Buffon rilancia e poi di testa allontana la Juve, recupera palla ancora Contini, la ributta in avanti, non può intervenire Hamsik perché è in fuorigioco.
43 minuti, a 2 dal 90esimo. E poi vedremo quanto recupero assegnerà l'arbitro, non più di 3 minuti nei miei calcoli, staremo a vedere. Di testa Gargano a chiudere. Poi ancora Cannavaro, Amauri, attenzione lì, esce De Santis, protetto da Aronica, blocca il pallone. Adesso con lo sguardo della Tigre, con l'occhio cinico e soprattutto con l'espressione assetata di chi ha fame, il branco di cannibali sta sbranando la vecchia signora. È giusto così, senza pietà. Ancora Datolo, il suo inserimento è stato decisivo. Guardate Datolo come gira intorno a Thiago, devono fermarli in due, ecco lì. Questa è lotta greco-romana, non è calcio. Questa è lotta greco-romana, e beh, si sa, la Juve quando le prende, poi dopo reagisce così. Ma noi siamo più forti, quindi sopportiamo pazientemente, fino al 90esimo. Punizione per il Napoli, Datolo per Cigarini, ancora Datolo, gioco di gambe di Dragon Ball, poi la Juve prova a ripartire, con fallo, questa volta su Thiago da parte di Jesus Dactolo, che ha realizzato il gol del 2-2, ma è stato protagonista di una partita strepitosa dal suo ingresso in campo al posto di Campagnoli. Attenzione alla Juve in area di rigore, protegge palla Contini, la blocca De Santis. Siamo ormai in dirittura d'arrivo, 44 minuti e 38 secondi, a pochi metri dal filo di lana. Siamo con 5 minuti di recupero, bravo, bravo D'Amato, 5 minuti di recupero, morti e feriti. Quando ci sono morti e feriti si danno 5 minuti di recupero. Il signor D'Amato li ha attribuiti a questa gara, si giocherà fino al 95esimo. E allora ancora più rabbia, ancora più determinazione, ce la possiamo fare, la possiamo punire ancora una volta questa vecchia signora, la madama. Rilancio lungo per Hamsik, che era in offside, punizione per la Juve. Ora più che mai lottare su ogni pallone, sbranarla la palla, sbranarla. Ancora un servizio profondo per Amauri, di testa Cannavaro, poi allontana la minaccia Pazienza, che era pure scivolato. Hamsik, patrimonio dell'UNESCO, andiamo in contropiede, vediamo Quagliarella, recuperato palla, si fa vedere anche Gargano, dall'altra parte c'è Datolo, riceve adesso Dragon Ball, mette palla a terra, vai a punire Datolo con il sinistro, bravo, ha fatto bene, calciare verso la porta sempre. Siamo al 45esimo e 52 secondi, si giocherà fino al 50esimo, così ha deciso il signor D'Amato da Barletta. Di testa ancora Felipe Melo, la palla recuperata dal Napoli, andiamo adesso, andiamoci dentro, andiamo a punire la vecchia signora, vai Marechiaro, vai, ce ne sono tre su di lui, è costretto a dar palla ancora a Gargano, prova a scattare Arnold che poi sbaglia l'impatto con il pallone, Juve che allontana la minaccia, Cigarini verso Quagliarella, intercetta all'ultimo istante Grighera, poi c'è Quagliarella che commette fallo su Grosso, calcio di punizione per la Juventus. 3 minuti e mezzo ancora da giocare, 200 secondi, la battuta di Grosso, il pallone che si impenna, saltano in due, poi Felipe Melo, Amauri, vedete che nello stretto è difficilissimo giocare, viene colpito da Pazienza, termina a terra, il bomber bianconero, c'è il calcio di punizione. Beh, qui si vede che è uno che è poco riflessivo, perché Pazienza va in gamba tesa su Amauri e l'arbitro non poteva non fischiare. Se ne sono andati i primi 2 minuti. Ancora 180 secondi, e l'arbitro ora che stava parlottando con il quarto uomo per dire che forse farà aumentare l'entità del recupero, cerca di far arretrare la barriera, qualche bel da fare l'arbitro D'Amato, calcio di punizione affidato a Diego. Palla arriva in area di rigore, attenzione, passa lì, poi termina a terra Mauri, la grandissima parata, si è buttato a corpo morto, e sa anche se qui c'è un putiferio, una rissa, perché Amauri ha cercato di colpire il pallone e viene anche espulso Amauri, e qui speriamo ovviamente che la regia ci faccia rivedere al replay quello che è accaduto, mentre Amauri va a parlottare con De Sanchis, chiede ovviamente forse che il portiere venga in suo soccorso e spieghi all'arbitro di non aver fatto niente,
Di Amauri mi pare che si sia buttato sulla palla e non sul portiere. Vediamo. Ecco qui, colpo di testa, qui ci prova Mauri, però poi ha ritratto il piede. Sì, no, vediamo se è successo qualcosa dopo. Ha tirato, ha ritratto il piede, mentre... Sì, non è successo niente, dai, se non è successo qualcosa qui, no. A me lo trovo stranissimo questa decisione dell'arbitro, perché De Santis è stato molto bravo ad anticipare tutti, perché la palla era rimasta lì dove c'erano solamente... Vediamo se c'è un seguito. Ma comunque, se noi dobbiamo fidarci e affidarci alle immagini, è assolutamente ingiusta l'espulsione di Amauri qui nel finale della partita, perché nel momento, guardate proprio, nel momento in cui stava calciando, ecco lì, era ormai in scivolata col piede, poi l'ha ritratto. Chiaro che l'impatto ci doveva essere per forza, ma c'è un Amauri scatenato che sta raggiungendo, eccolo qui, il tunnel che mette negli spogliatoi. Continuiamo dunque con Quagliarella, Amsic, una Juventus che perde la partita, perlomeno sta perdendo la partita, e perde anche un giocatore preziosissimo. Quagliarella va a guadagnare il calcio d'angolo, la panchina applaude all'indirizzo del giocatore napoletano. Ha ottenuto il massimo, c'erano quattro avversari, è riuscito a ottenere l'angolo e quindi guadagna tempo. E l'ottavo corner. Ultimi secondi, probabilmente a causa dell'espulsione di Amauri, la partita verrà allungata. Quagliarella, quel pallone per Pazienza, Cigarini, recupera dall'altra parte Grighera, vuole il pallone Chiago, vedete che c'è subito la pressione perché il Napoli non vuole concedere opportunità alla Juventus, calcia in male modo Buffon. Poi c'è corpo a corpo tra Grighera e Gargano, il calcio di punizione per la Juventus. Siamo al 50esimo, dunque i 5 minuti se ne sono andati. Qui ancora un'inquadratura per Amauri, attenzione il pallone, la palla arriva al limite dell'area, arriva Diego, ci prova, la conclusione, la ribattuta, poi l'anticipo da parte di Grighera, in qualche modo butta via il pallone grosso, mentre i giocatori del Napoli sono pronti ad esultare, ma c'è questo ennesimo contropiede, finisce in questo momento e possiamo dire che questa è un'impresa. Il Napoli, l'abbiamo detto, non vinceva da 21 anni nella Torino bianconera. Super Sport,